Sono Andrea Tomasi, sono un consigliere di UECA. Vi parlo dalla ECIC, la European Conference of Internet, of Christian Internet, cioè la presenza cristiana nel mondo digitale. Un convegno ecumenico in cui io ho portato un contributo di riflessione sull'impatto culturale della rete, sottolineando principalmente un punto. Noi siamo abituati a pensare a queste cose del digitale, il computer, la rete, i social, l'intelligenza artificiale, come strumenti che fanno parte della nostra vita, sottolineando l'aspetto strumenti, cioè come usarli al meglio per le cose che vogliamo fare. Io ho cercato di sottolineare un altro aspetto: non sono solo strumenti, ma determinano il modo con cui noi viviamo, determinano il nostro modo di ragionare, il nostro modo di pensare. Alla fine determinano anche il nostro modo di prendere le decisioni, di relazionarci con gli altri, per esempio attraverso la rete. La sfera affettiva, cognitiva e volitiva sta cambiando un po' la specie umana. Noi adulti non ce ne rendiamo molto conto, perché l'impatto maggiore è sui giovani, che sono nati e cresciuti dentro questo mondo digitale. Allora la cosa principale è riportare al centro dell'attenzione non la tecnologia, ma l'uomo. Il problema non è soltanto di comportamento, di uso degli strumenti, per un certo verso potremmo dire di etica, di valori etici, è un problema antropologico di come concepiamo la natura stessa dell'uomo. Nella rete, nell'intelligenza artificiale, si trasmette una visione dell'uomo tecnocentrica, centrata sulle tecnologie. Pensiamo che l'uomo con la tecnologia possa diventare immortale, pensiamo che l'uomo con la tecnologia possa diventare potentissimo, fare qualsiasi cosa. Diminuisce la nostra attenzione agli aspetti etici, perché pensiamo che se c'è la tecnologia che ci permette di fare determinate cose, perché non usarla? Perché non fare quello che la tecnologia ci permette, senza chiederci se questo è buono o cattivo per l'uomo? Non si tratta ovviamente di bloccare la tecnologia, di fermare l'intelligenza artificiale, ma di governarla per metterla al servizio dell'uomo. Questo è il nodo centrale della riflessione per i prossimi anni, io credo, ma è un nodo che, se non risolviamo, diventeremo magari espertissimi nell'usare le tecnologie, ma alla fine ci troveremo con un uomo che, invece che essere potenziato dalla tecnologia, sarà impoverito nelle sue attitudini fondamentali. Questo pone anche dei problemi per come esprimere, come trasmettere la nostra fede, perché se l'uomo si rende immortale, si rende potente attraverso le tecnologie, che spazio resta per il Vangelo, che spazio resta per lo Spirito, che spazio resta per Dio, che è creatore e redentore dell'uomo? Se Google sa tutto di noi, che bisogno abbiamo di chiedere a Gesù di illuminare la nostra vita, di spiegarci il nostro essere a noi stessi in modo più intimo di quello che noi stessi sappiamo fare? Ecco, ci sono un po' questi problemi, e allora cristianamente dobbiamo cercare di applicare anche nel mondo della digitale, nel mondo della tecnologia, la parabola del buon samaritano. Non mi dilungo su questo, ma ripensare agli atteggiamenti del samaritano ci aiuta a pensare anche a quali atteggiamenti dobbiamo avere noi nella nostra presenza nel mondo digitale. Soprattutto ricordare il punto di partenza della parabola. Il dottore della legge chiede a Gesù: cosa devo fare per avere la vita eterna? Ecco, la vita eterna, il nostro destino di eternità, sta nella nostra vicinanza a Dio, nel nostro seguire l'insegnamento di Gesù, la persona, incontrare fisicamente nel nostro spirito la persona di Gesù, non la nostra vita eterna nel
e nelle immagini, nei frammenti digitali che di noi rimangono dentro il mondo virtuale, dentro il mondo digitale, e che questi sopravvivono alla nostra morte, ma non sono la nostra persona. La nostra persona è affidata a Dio.